La cosa che ho condiviso di più è stato il suo assalto all'econometrica. Lo so che questo non va più di moda, lo so che l'econometrica è tornata di moda, lo so che gli econometrici sono convinti con le loro regressioni di aver capito il mondo e di aver risolto tutto. Il punto vero è che non è vero. E su questo Ed proprio aveva una comprensione che pochi hanno avuto in economia, e io, che ho una formazione diversa, che ho sempre avuto fastidio per l'econometria, sospetto per la maniera religiosa in cui gli econometrici, gli statistici guardano i loro modelli statistici, pensano che la risposta ai grandi quesiti sia nei dati e solo nei dati, i dati parlino per se stessi, facendo qualche complicata regressione, qualche complicato e tipicamente assurdo per i dati economici, ipotesi sui processi stocastici che li guidano. Quando cominciai a leggere le cose che aveva scritto, ero appena arrivato negli Stati Uniti, stavo ancora facendo il dottorato, mi ci ritrovai pienamente. In maniera esplicita, perché la critica di Ed ai modelli econometrici, all'approccio econometrico, specialmente nel macro, in genere equilibrio, ma in generale al modello econometrico come maniera per capire i dati, interpretarli e trovare nessi di causalità, sia fondamentalmente corretto. Basti dire che io credo sia molto più fruttuoso, molto più interessante, si capisca molto di più di come funzionano i sistemi economici accettando la natura assolutamente falsa, totalmente falsa dei nostri modelli, accettando il fatto che i modelli che usiamo sono fondamentalmente delle favole, delle piccole narrazioni, dei film, del tutto stilizzati di quello che accade, e che l'unica cosa che gli chiediamo quando avanziamo un'ipotesi di tipo causale è se questa ipotesi di tipo causale, quando la simuli in molti mondi diversi, ti restituisce delle risposte credibili, vagamente accettabili, che possano essere un punto di partenza per un'ulteriore discussione, per un'ulteriore riflessione, oppure no. I modelli che utilizziamo, i dati che abbiamo a disposizione, non permettono in nessuna forma possibile di stabilire nessi causali utilizzando gli strumenti statistici, né quelli tradizionali né quelli non tradizionali. Siamo totalmente lontani dal mondo dei processi Wiener, dei random walk, del white noise e così via, che generano rumore in altri ambiti molto più controllati, soprattutto la nostra capacità di fare esperimenti che vadano oltre il puro testing di alcune attitudini, di alcuni comportamenti, di alcuni studenti in ambienti estremamente ristretti. La nostra capacità di fare esperimenti di questo tipo, ripeto, è talmente piccola, talmente debole, talmente insignificante, che trattare seriamente con gli esperimenti e decidere da questi che si sono ritrovate per vie statistiche nessi causali è semplicemente una forma di, come dire, arroganza intellettuale dell'economista. Da questo punto di vista.